Vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, questa sera una tavola multietnica, un evento che riunisce tante etnie appunto qui ad Alcamo, nel centro storico in Piazza Ciullo, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Miracoli. Un momento molto bello di convivialità, un segnale molto importante in un momento storico difficile. Io ringrazio gli organizzatori, ringrazio Alcamo e tutte queste presenze che si rendono visibili questa sera. In genere la vita quotidiana crea molte realtà invisibili e non sono solo i malati o gli emarginati, diciamo, economici, sono anche proprio quelli di altre culture e di altre esperienze religiose. Quindi ben venga una operazione del genere che ci porta anche a invocare l'unico Dio, noi cristiani, nel nome di Gesù, perché ci ha mandati a portare a tutti questo annunzio di pace che non guarda se uno è greco o è barbaro, se uno è sciita o è di altra nazione. Dice Paolo, siamo tutti uno in Cristo. Dunque auguri ad Alcamo, grazie per questa opportunità. Grazie. Dunque, la tavola è trazera, questo è il titolo di questo evento veramente importante qui ad Alcamo. Io direi di ascoltare anche chi tra gli organizzatori si è speso per la buona riuscita di questo evento. Qui con noi Piero Rappa e Vincenzo Pipitone. Allora, chi vuole cominciare tra di voi? Vincenzo che è molto attivo nell'ambito degli scout, in qualche altra associazione che vuoi citare? Sì, va bene, diciamo principalmente gli scout, faccio parte anche di altre associazioni come la FIDAS, ma comunque qui sono come capogruppo dell'Alcamo 1, insieme agli altri due gruppi, insieme a diverse realtà alcamesi che si occupano di pace, di fratellanza. Abbiamo voluto dare questo segnale, lo avevamo sperimentato 6 anni fa, ma quest'anno è successo straordinario e speriamo di ripeterlo nel tempo. Quest'anno noi scout abbiamo anche avuto, come dire, la spinta da parte di un evento grandioso, importante, che è quello è storico, che è quello della RUT, si chiama così, un incontro nazionale di tutti i capi. Allora l'associazione ci ha chiesto in ogni territorio di come diceva un po' fa il Vescovo del Vangelo di oggi, di buttare un seme, no? Ecco, è un seme di felicità. La nostra via è una felicità per la speranza, una felicità di speranza. Felici di sperare, ecco, non disperare, ma sperare. E attorno al tavolo si siedono tutti i popoli, religioni diverse, fedi diverse, tradizioni diverse, etnie diverse, perché come abbiamo voluto intitolare ancora una volta, la tavola è trazera, cioè è una strada che bisogna percorrere con gli scarponi. Noi scout ne sappiamo qualcosa, a volte è difficile, ma bisogna percorrerla insieme nello spirito anche, come dire, dei discepoli di Emmaus. Piero Rappa, io ti conosco anche come sociologo, se non sbaglio, quanto c'entra la politica in un evento come questo? Ecco, ricordiamo che di recente nel territorio di Alcamo, il comune di Alcamo, molti voti sono andati alla Lega, ma io non voglio fare un discorso di carattere prettamente partitico, politico, vorrei semplicemente capire la realtà attuale, secondo la vostra interpretazione, quanto è difficile affrontarla quando si parla di immigrazione, di integrazione, quindi di socializzazione tra etnie diverse, tra culture diverse e tra modi di anche approcciare nel quotidiano che sono differenti, è inutile negarlo. Allora, noi questa manifestazione è una manifestazione politica con la P maiuscola, nel senso che la politica, come ha detto Paolo VI, è la più alta forma di carità e oggi è una festa. Come diceva il Vangelo di oggi, noi oggi seminiamo, speriamo di seminare un seme di pace. Ad Alcamo diciamo che tutte le comunità straniere
che hanno scelto di vivere qui e che si trovano bene hanno risposto al nostro invito. E quindi, siccome siamo tutti fratelli, noi crediamo nell'accoglienza. Io in particolare qui sono come rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale Mediterranea Saving Humans, che salva attraverso la Mare Ionio, una nave battente bandiera italiana, che è sostenuta anche da Papa Francesco, di salvare le persone in mare. Ecco, questa è la nostra politica, che vuoi salvare le persone. Il nostro motto è: prima si salva e poi si discute. E quindi l'accoglienza delle persone prima di ogni cosa. Questo, se la politica non serve a questo, non serve a niente. Ok, allora se ho fatto una premessa che riguarda i risultati delle recenti elezioni europee, non è stato certamente a scopo polemico, ma è anche per tastare quelle che sono le varie posizioni anche da parte vostra in un contesto prettamente alcamese, nel quale bisogna anche affrontare argomenti come questi, fermo restando che comunque non si vuole dire qualcosa pro o contro questo o quel partito, ma semplicemente fare un'analisi molto fredda su come stanno andando le cose e verso quali prospettive secondo voi si sta andando nel modo di pensare e anche reinterpretare quello che è il settore dell'accoglienza, come hai detto tu. E di conseguenza qui non è che si vuole certamente demonizzare qualcuno, questo assolutamente fuori discussione, e quindi cerchiamo di fugare ogni dubbio. Però allora io faccio però un discorso che riguarda la lettura dei comportamenti anche sui social. Leggo spesso dei commenti, inutile negarlo, razzisti, che cercano sempre di trovare qualcosa di negativo nel diverso o comunque modo di pensare che non è quello tipico di noi siciliani, di noi alcamesi, di noi italiani. E quindi questa tavola vuole rappresentare un chiaro segnale di avvicinamento e quindi anche fare riflettere chi magari vede la realtà in un modo forse un po' distorto. Sì, ovviamente noi questa manifestazione insieme a Vincenzo, insieme agli scout, insieme all'associazione Eco di Alcamo, altre associazioni, è nato proprio dalla preoccupazione che abbiamo. Questa preoccupazione è stata testimoniata dal voto delle europee, cioè in Europa spirano dei venti di nazionalismo preoccupante. Vediamo cosa è successo e sta succedendo in Francia, ma anche in Germania. Quindi siamo preoccupati per questa deriva che va contro l'umanità. Ecco, quindi noi siamo favorevoli alla fratellanza. Come dice l'armatore della Mare Ionio, dice: noi siamo tacciati di buonismo. Io non sono buonista, io sono egoista. Sono egoista perché voglio vivere bene nella mia terra. Ma per vivere bene il mio fratello che mi sta accanto deve stare bene, altrimenti io non vivo bene. Quindi è una forma di egoismo, perché io voglio vivere in un territorio, in una comunità che sta bene tutta. Se l'altro vicino a me non sta bene, anch'io non sto bene. Quindi non c'entra il buonismo, c'entra che le persone hanno il diritto di mobilità nel mondo. Io posso andare in qualsiasi parte del mondo, alcune persone invece no. Per questo prendono la strada la strada del deserto, la strada del mare, e rischiano la propria vita pur di vivere, cioè mettono a repentaglio la propria vita perché hanno una voglia di vivere più di quella che abbiamo noi. Senza dilungarci e concludiamo, c'è effettivamente una serie di problemi che vanno affrontati quando si parla di flussi migratori, e cioè la necessità di regolare opportunamente il sistema dell'accoglienza, che deve fare anche delle distinzioni, perché bisogna porre un freno alla possibilità di tratta di persone che comunque potrebbero arrecare danno
alla comunità che li ospita, oppure parliamo anche di veri e propri criminali. Su questo magari potremmo coinvolgere Vincenzo Pipitone se vuole, perché l'argomento è molto complesso. In poche parole, come possiamo cercare, forse sarebbe il caso di trovare un equilibrio tra le varie posizioni partitiche per trovare una, almeno provare a trovare una soluzione. Allora, il problema è molto complesso perché coinvolge temi di natura internazionale. Si è appena concluso il G7 e parlano di piano Mattei. Speriamo che ci sia un piano Mattei. Cioè, piano Mattei consiste in quello di rendere il popolo protagonista del proprio sviluppo economico e non una continua colonizzazione di questi poveri cristi. Questa gente, nonostante avere delle ricchezze immense, scappano, fuggono per causa nostra, a causa nostra. Veda, anche dal punto di vista climatico, no? Qui ci sono gli emigranti climatici, cioè quelli che ormai chi inquina il mondo, cioè loro sono responsabili dell'inquinamento terrestre per una percentuale bassissima, forse neanche, quasi inesistente. Noi siamo la causa dell'inquinamento del mondo, dell'effetto serra, del riscaldamento globale, ma chi ne soffre di più, chi sono? I popoli del sud, e consentitemi, iniziamo a soffrirne pure noi, si vedono gli effetti della siccità. Quindi o troviamo degli equilibri a livello internazionale o non ne usciamo mai. Poco fa parlavo anche con qualche imprenditore: se non fosse per la comunità di questi stranieri, okay, la cui stragrande maggioranza è persona per bene, la maggior parte loro sono persone per bene, noi non abbiamo nulla da insegnare a loro, okay? Proprio noi siciliani, tra l'altro, non abbiamo nulla da insegnare a loro, sono persone per bene, l'abbiamo visto poco fa quando abbiamo pregato insieme e quando siamo stati insieme. Vede, questa manifestazione non è stata organizzata solo da realtà alcamesi, è stata organizzata da realtà alcamesi, sì, lo celebriamo nel momento più importante della nostra comunità, Maria Santissima dei Miracoli, ma accanto a noi nell'organizzazione di questo evento c'erano gli albanesi, c'erano i rumeni, c'erano gli islamici, c'erano gli arabi, c'erano gli africani, c'erano tutti, abbiamo voluto organizzare insieme, ok? È l'unica parola che viene fuori quando siamo insieme, è la parola pace. A volte è il linguaggio, a volte è far credere alle persone che esiste un problema quando il problema non c'è, o quando c'è ma non nelle proporzioni in cui si vuole far credere. Tutto questo causa quello che diceva poco fa Piero. Fatto sta che molte aziende in Italia, se non fosse per questi ragazzi, chiuderebbero. Quindi mettiamoci d'accordo, è un problema internazionale forse più grande del nostro. Noi buttiamo un piccolo senape, un piccolo seme di senape, piccolissimo, speriamo che diventi un albero enorme. In questo momento, ripeto, in cui celebriamo la comunità alcamese, questi ragazzi, queste donne fanno parte della nostra comunità, sono alcamesi.